Ciao, ciao. Prego. Paolo, dobbiamo andare in diretta Instagram. Quest'anno sì. Buonasera, complimenti. Buonasera. Prego. Dove stanno? Aspetta, devo sentire la domanda di Guido. Una domanda. Oggi rispondo alle domande, io non parlo. Sì, sì. Rispondo solo a domande. Direttore, come sta? Soddisfatto? Tranquillo? Guarda, io sono, come l'ho già detto una volta quest'estate, io penso che fa parte del mio carattere, io non sono mai contento, quindi anche in questo mercato qua sono contento perché abbiamo lavorato tanto, però mi sembra sempre che manchi qualcosa, quindi questo non qua, è sempre stato così, dunque a fine di ogni mercato ho sempre addosso questa sensazione, poi speriamo che i punti che faremo mi tolgono questa sensazione, però io ho sempre ragionato così e penso che quando si è troppo sicuri e troppo contenti e troppo rilassati di aver fatto un grande mercato, dopo magari tralasci qualche cosa. Invece io ogni fine di mio mercato, in tutte le squadre dove ho lavorato, ho sempre finito il mercato sapendo che c'è da lavorare e da oggi si riparte e c'è tanto da lavorare. Qual è il colpo in canna? Ma guarda, colpi in canna non penso che non ci... Ma Tonev è un giocatore che, a cui avevamo pensato, ma che probabilmente per un discorso economico il Crotone ha preferito trattarlo più con il Benevento che con noi. Quindi è stata più una scelta del Crotone di portare avanti la trattativa con una società che probabilmente aveva fatto offerte che non erano, secondo me, in questo momento giuste da fare. E quindi abbiamo preso un'altra strada e abbiamo portato avanti l'operazione di Galan. E qual è allora il colpo segreto che volevi fare? No, ti dico, noi, sai... Noi siamo contenti, per me il colpo deve essere Flores, ma l'avevamo già fatto fortunatamente prima del giro delle punte che c'è stato, non c'è stato, non è partito. Poi dopo noi abbiamo voluto prendere un altro attaccante giovane che può essere per lui un trampolino di lancio, un club come il Bari. E per affermarsi e anche per, così, per farsi vedere dopo una stagione, un inizio di stagione così, invece l'anno scorso è stato uno degli attaccanti più forti della categoria, che è Rajcevic. Quindi diciamo che noi fortunatamente siamo riusciti a prendere un attaccante prima degli ultimi giorni di mercato, che ci ha dato la tranquillità, che è Floro Flores, che ci ha dato la tranquillità di prenderne un altro rischiando anche di non prenderlo. Senti, c'è folla in tutte le parti, no? Però mi sembra che in difesa forse c'è un difensore di meno. Ma dipende dal punto di vista. Se non fosse uscito Di Cesare, probabilmente c'era un difensore in più. Perché i centrali erano 5, poi io ho sempre detto che per me avere un qualche giocatore in più non è un problema. Poi Di Cesare, che è un ragazzo serio, è stato coerente. Io ho parlato con lui anche prima, il giorno prima di che lui accettasse questa situazione, cioè che prendesse questa scelta, scusate. Io ho parlato chiaramente con lui. La scelta di cambiare qualche giocatore, qualche faccia, è stata anche perché noi non vogliamo giocatori che hanno mal di pancia, soprattutto per questi 4-5 mesi. Quindi lui è un ragazzo serio, però sa benissimo che se lui non gioca una partita soffre molto, probabilmente più del dovuto. Io questo gliel'ho detto ed è questo il motivo che noi abbiamo deciso di fare scegliere a lui di prendere una decisione. Se lui, come tutti gli altri, devono rimanere e accettare le decisioni dell'allenatore, che possono giocare o non giocare, ma non cambia la nostra considerazione nei loro confronti, però noi non vogliamo giocatori che gli viene mal di pancia se non giocano due partite. E lui, in modo coerente, ha preso una scelta e è andato a Parma.
No, ma io ti ho già detto, in parte l'ho risposto prima, non mi piace darmi dei voti, non, questo è il mio lavoro, io la vivo così, cerco sempre di... Sicuramente l'impegno da parte della società è stato massimo, ma non voglio dare un voto a me stesso, che io me lo do in altre cose, non nel mercato, perché come spesso accade, tu puoi prendere un giocatore che è il giocatore migliore in quel momento... e poi può venire in una realtà diversa e non rendere. Questo è il voto cambia, ma io non do i voti in base all'operazione di mercato, do il voto a, non a me, a un direttore sportivo, nel modo in cui cerca di incidere, dare una mentalità a una società nuova, con un presidente nuovo, con un allenatore nuovo, con tanti giocatori nuovi, con un direttore sportivo nuovo. Noi dobbiamo cercare di consolidarci, di dare certezze all'ambiente, ma lo si fa con il lavoro, non solo con un'operazione di mercato. Di sicuro siamo persone serie, di sicuro mi considero una persona seria, poi gli errori li facciamo tutti. Pasquale, fate due domande a testa per favore, sì. Se no facciamo... Le chiedo se ha qualche rimpianto rispetto alle operazioni portate avanti durante l'estate, visti i tanti cambiamenti. Ma guarda, noi abbiamo fatto, mi sembra, 10 operazioni, no? Più due giocatori che abbiamo acquistato, che sono Montini e Furlan, che sono in prestito a Monopoli. E, abbiamo fatto 10 operazioni, potevano essere 5, potevano essere 6, sono stati 10, ma tutte dovute a delle motivazioni. Qualche giocatore, i 6 mesi che ha vissuto a Bari sembravano 3 anni, quindi mentalmente qualche giocatore aveva bisogno di cambiare aria. Qualche giocatore che qua da più di qualche anno probabilmente non aveva più l'entusiasmo di rimanere qui. Qualche giocatore probabilmente non è andato rispetto alle previsioni, ma io sono sicuro che questo... il calcio è bello perché è soggettivo. I giocatori che sono andati via non sono andati via perché non sono dei buoni giocatori, sono andati via dimostrazione che hanno tutti avuto delle buone occasioni di andare in altre squadre. Non è che ci siamo dovuti ammazzare per trovare una soluzione, anzi certi sono anche andati in squadre che hanno magari una classifica migliore. Quindi che siano dei buoni giocatori nessuno me lo toglie dalla testa, che qua magari non avevano più o l'entusiasmo o più la testa per rimanere in questo ambiente o in questa squadra, in questo club o in questa società, è questo che ci ha dato la spinta di cambiare. Pasquale, un secondo. Pasquale? Direttore, secondo me, la prima, qual è stato il porto in entrata più difficile secondo me di questo mercato di gennaio, quello che è costato più fatica? E poi si parla molto in queste ore della lista degli over. Avete pensato come risolvere l'eventuale possibile esubero? Allora, la prima domanda è, guarda, oggi fare trattative nel mondo del calcio è molto difficile, perché sembrano tutte operazioni già chiuse, e invece prima di mettere delle firme, siccome sono tante le firme, perché devi mettere d'accordo le due società, il giocatore, il procuratore, l'avvocato del procuratore, quindi sono tutte trattative difficili, anche quelle semplici nel calcio oggi sono difficili. Ripeto, l'operazione di Floro Flores è stata un'occasione che noi abbiamo preso al volo, perché è un giocatore che penso che fino a un mese fa tutti pensavano, tranne che potesse scendere a giocare in Serie B. Quindi è stato così, forse un'intuizione, ma insperata, perché sapevamo già che il giocatore non sarebbe sceso mai in Serie B se non a Bari, perché abbiamo parlato di lui, con lui, di questa situazione qua. Ajcic è un'operazione difficile, perché è un giocatore che nell'estate, no, al campionato scorso, a gennaio scorso, io mi ricordo perché ero a Genova e nella camera di fianco c'era una trattativa con il Napoli per questo giocatore, e sembrava il Vicenza non ha chiuso questa operazione nonostante il Napoli offrisse una buona cifra. Quindi
ci sono delle componenti su questa operazione difficile, quindi sembrava anche questa, come avete visto, sembrava fatta da 3 giorni, è stata chiusa poche ore prima della fine del mercato, diciamo nel pomeriggio. Quindi è stata una trattativa complicata e quindi penso che tutte le componenti siano stati bravi per portarla avanti. Basta, poi ripeto, lo stesso Parigini è un giocatore che un giovane del Torino che aveva tante squadre che volevano, che lo voleva, quindi il fatto che lui ha scelto di venire a Bari dà forza a questa società che cerca di portare a casa i propri obiettivi, poi a volte ci riesce, a volte no. Per quanto riguarda la seconda domanda dell'esubero, ma noi non abbiamo esuberi, nel senso che i giocatori in rosa sono con i giovani, con gli under, con noi in under, la lista A, lista B, siamo in linea numerica come per non avere esuberi, diciamo così. E utilizzeremo sicuramente il discorso del portiere, che ci permette di, per regolamento, di cambiare, diciamo, la lista a secondo delle esigenze. Abbiamo tenuto un portiere under che Gori, abbiamo preso un altro portiere perché Offredi, perché il Ciazzo ha chiesto di andare a giocare, giustamente, perché si considera un portiere che deve giocare, penso che sia stata una cosa capibile, perché è tornato in Uruguay perché vuole giocare. E con questo ruolo del portiere free noi possiamo utilizzare Offredi nel caso ci sia bisogno, nel caso l'allenatore lo possa decidere o meno. Quindi non abbiamo esuberi di lista, diciamo. C'è stata la situazione di Rumizzi, che io posso parlarne tranquillamente a voi perché ho già parlato con il ragazzo, quindi lo dico tranquillamente, così c'è chiarezza. E Rumizzi è un giocatore che era in uscita per volontà sua e quindi nostra, perché come abbiamo deciso di lasciare andare Di Cesare, ho detto che io giocatori col mal di pancia non ne voglio, ma questa è una trattativa, cioè è un'uscita che doveva esserci per tutto il mese del mercato, che abbiamo impostato questa operazione in uscita, lui lo sa benissimo, per una serie di motivazioni che non sono prettamente del Bari, cioè diciamo di scelta di squadre che probabilmente non hanno trovato l'accordo economico fino all'ultimo momento o per altre motivazioni con il nostro giocatore, il giocatore ha deciso di rimanere qua sapendo che in questo momento qua per noi era già un giocatore che dovesse uscire, perché noi vogliamo giocatori che non per una serie di motivazioni non abbiano ancora un grande entusiasmo. Io un ragazzo serio, non ho niente da dire, però probabilmente dopo diversi anni di Bari magari aveva bisogno di una nuova avventura, diciamo così. Per scelta lui l'ultimo giorno di mercato non ha voluto andare via, ha voluto rimanere, noi ne prendiamo atto tranquillamente, siamo persone serie e questo il ragazzo deve saperlo, perché sennò per come è andata la dinamica del mercato dovrebbe stare fuori lista, ok? Noi lo metteremo in lista stasera, come visto che c'è il posto, poi dopo che giochi una partita o 20, questo non dipende da me, dipende dall'allenatore, ma sicuramente l'atteggiamento non deve essere sbagliato, né di lui né di nessun altro. Quindi questo per quanto riguarda la risposta alla lista. Se un domani, che non è una cosa preventivabile oggi, ci sarà, non so, tra 15 giorni, tra 3 mesi, tra un mese, non lo so, la possibilità di prendere un giocatore che ha fatto la risoluzione di contratto, quindi che è libero, che ci piace o che deve tappare un problema nato in questi mesi qua, e naturalmente, come fanno le altre squadre, valuteremo a chi proporre una risoluzione di contratto. Oggi non è questo il nostro obiettivo, non è oggi il nostro pensiero, perché noi abbiamo una rosa competitiva e anche numericamente folta, quindi oggi non ci pensiamo. Se succederà, lo valuteremo. Enzo? Sì, direttore. Sì. Non sappiamo cosa aveste in mente all'inizio del mercato. Sapevamo di un mercato abbondante, ma non così abbondante, insomma, nessuno avrebbe immaginato. Quanto ha contribuito la vostra prestazione di Cittadella nell'escalation del mercato? Cioè lì avete capito che forse è il caso di fare una rivoluzione molto più profonda dopo un segnale così brutto alla ripresa del campionato? No, assolutamente.
No, se noi giudichiamo, guarda, io questo te lo spiego molto tranquillamente, però dobbiamo essere anche chiari, perché sennò qua è come un gatto che si morde la coda. Io, dopo la brutta partita di Cittadella, noi qualche giorno prima avevamo preso Floro Flores, ok? Dopo che questo giocatore ha firmato con il Bari, penso che 10-12 squadre, quelle ricche di Serie B, tutti hanno detto: com'è possibile che, non, che Floro Flores sia andato a Bari? Noi perdiamo a Cittadella giocando male. Il giorno dopo io sono riuscito cioè, a sentire: dobbiamo prendere l'attaccante. Ma quando arriva un attaccante? Il Bari, quando lo prendono attaccante? Che 2 giorni prima avevano preso Floro Flores. Questo, ti faccio questo esempio per farti capire. Se ogni sconfitta noi andiamo a fare la caccia alle streghe e diciamo che manca qualcosa, il Bari non troverà mai pace. Noi dobbiamo diventare squadra, dobbiamo diventare uniti, più di quello che lo siamo stati fino adesso, ma non dobbiamo andare sempre a caccia di qualcosa che non c'è. Perché quando succede questo, non trovi mai rimedio, non trovi mai una soluzione, ti confondi. Noi abbiamo una rosa competitiva, abbiamo una squadra competitiva di una squadra, di una società che non ha un obbligo di andare in Serie A, ha un sogno di andare in Serie A. Questo è che dobbiamo, la mentalità nostra e mi auguro vostra, poi ognuno deve fare quello che si sente. Noi non abbiamo un obbligo di andare in Serie A, i giocatori non hanno un obbligo, hanno il sogno, come tutti i tifosi, di andare in Serie A. Ma se noi viviamo che è un obbligo, ogni anno cambierà allenatore, direttore, giocatore, presidente, ogni anno sarà così. Se noi questo sogno ce lo teniamo dentro e lavoriamo seriamente, guardandoci tutti negli occhi, io penso che avremo sicuramente molte più possibilità di raggiungere questo sogno. Se non sarà quest'anno, sarà l'anno prossimo, o quando non si sa. Ma se si ragiona così, io penso che non daremo più dei vantaggi alle altre squadre che si nascondono, e invece Bari, non si può nascondere. Io non sono abituato a dare dei vantaggi agli avversari. Non capisco perché noi qua dobbiamo, tra di noi dobbiamo continuare a darli. Io parlo di generalmente, cioè parlo in generale, scusate, su questo argomento. Questo non è crearsi degli albi e ho paura di dire se poi non andiamo in Serie A abbiamo fallito. Non è per questo. Perché se io sono venuto qua, se Colantuono è venuto qua, se certi giocatori sono venuti qua, è per raggiungere questo sogno. Ma non è un obbligo. Perché se noi ragioniamo che è un obbligo, ripeto, diamo dei vantaggi agli altri. In Serie B tutti vogliono andare in Serie A, tutti, tutti. Ci sono società molto più potenti di questa, con dei presidenti molto ricchi e con delle possibilità economiche superiori al Bari. Io penso che il Bari, sia alla fine del mercato estivo, sia alla fine del mercato di riparazione di gennaio, abbia fatto la società, abbia dimostrato di essere una società che fa di tutto per dare alla propria città e ai propri tifosi una squadra competitiva. Ok? Questo deve essere chiaro. Poi che parla sempre il campo, sono il primo io a dirlo. Io dopo Cittadella ero incazzato nero, come tutti. Però ci sono dei momenti che i tifosi e voi giornalisti dovete non fare complimenti, a me non interessano i complimenti, però dire la società sta facendo la società, il presidente sta facendo il presidente. I giocatori in questo momento qua, non dico che, no, che vanno aiutati, perché la curva durante le partite cantano sempre e aiutano sempre i giocatori, però ci sono dei momenti nella stagione che anche una brutta partita e anche una partita persa, un giocatore deve sentire una pacca sulla spalla, non solo il peso di dire hai sbagliato partita, adesso è la fine per te, non puoi più giocare, questo non va bene, quell'altro non va bene. Oggi siamo, secondo me, a una svolta. O questa squadra che è fatta di ottimi giocatori diventa un gruppo con l'aiuto vostro e l'aiuto dei tifosi, oppure sicuramente raccoglieremo meno di quello che vale questa squadra. Alessandro, poi Franco. Sì, direttore, a un certo punto del mercato di gennaio c'è stato un interesse per Lodi. Come mai poi si è scelto di non prendere un giocatore con quelle caratteristiche a centrocampo, un regista puro? Guarda, molte trattative, molti,
nomi che sono usciti sui siti, sui giornali, ma all'interno noi abbiamo sempre avuto le idee, a volte come l'avete scritto, a volte completamente diverse. Lodi è un giocatore che mister Colantuono ha allenato anche l'anno scorso, è stato un giocatore che nessuno nega che è un giocatore che ha fatto un'ottima carriera, però noi per una questione di anche di età abbiamo visto che in altri giocatori abbiamo già qualità, come Brienza, che può essere utilizzato anche in più ruoli, anche a centrocampo. Parlando con l'allenatore abbiamo deciso di prendere giocatori diversi. Quindi si è pensato a un Brienza arretrato per questo? In certe partite sì. Centrocampo, abbiamo bisogno di gente che secondo me in questo momento qua, in questo girone di ritorno, che abbiano qualità ma che abbiano anche la quantità. Sì. Prego. Perché ne hai contati 5, ma forse ci metti Cassano in mezzo anche, non so come alternativa. No, io ho detto se non fosse uscito Di Cesare c'erano 5 difensori centrali, no? Adesso sono 4. Che non sappiamo ancora i tempi di recupero, come sono. Ma Moras sta recuperando, è normale che oggi per scelta non vogliamo neanche esagerare nell'accelerare, perché ha avuto questo problema anche respiratorio dovuto magari anche a un... Perché stato più tranquillo un altro l'avresti preso, dai. Ma tu sai che noi l'ultimo giorno volevamo prendere Aia Dell'Andria, che era un profilo che ci andava bene, perché è un giocatore che magari aveva un'occasione di fare la categoria superiore, quindi poteva dare un atteggiamento, però non era ingombrante, diciamo, però poteva dare qualcosa così, come prendere al volo un'occasione importante per lui. Non è stato così, per una serie di motivazioni che l'Andria ha deciso di trattenere un giocatore loro, è legittimo, ci mancherebbe altro, quindi prendere dei giocatori così più importanti così non mi sembrava la cosa. Ma io penso che questo, sono d'accordo, nel senso che è normale che almeno a me piace cercare di fare il mio lavoro guardando il presente, perché il calcio tu sai che si vive giorno dopo giorno, a me parlare di progetti non piace molto, perché so che il mio progetto è vincere sabato e così a seguire, nel senso che l'agente di calcio sa che il presente è troppo importante per una società. Però al di là di questo penso che Bari abbia bisogno di stabilità. Bari è una società che in questi anni ha cambiato tantissimi giocatori, ma a volte per necessità. L'esempio nostro di quest'estate, il Bari aveva sotto contratto 10-12 giocatori, adesso non ricordo il numero esatto. È normale che ogni anno devi fare un mercato importante, almeno la metà della rosa. È normale anche, ed è anche da vedere, che le squadre che si trovano meglio, soprattutto in questa categoria, sono le squadre che vengono da degli anni che hanno giocato insieme. Le neopromosse sono un esempio, perché il Cittadella, il Benevento, la Spal sono squadre che hanno vinto il campionato la stagione passata, quindi sono giocatori, sono delle squadre che hanno una base. Bari aveva una base ridotta,
probabilmente di giocatori che hanno, ne hanno viste, ma non perché se non sono dei bravi ragazzi, sono tutti bravi ragazzi, però quando un giocatore ne vede di tutti i colori, fallimenti, cambiamenti, delusioni, alla fine inconsciamente l'entusiasmo cala. Per quello che secondo me certi giocatori dovevano cambiare aria o hanno cambiato aria, ma non perché non sono dei giocatori validi o non sono delle buone persone, perché è una cosa naturale. Quindi noi, il mercato nostro è stato anche impostato a prendere dei giocatori di proprietà. Rajčević è di proprietà, faccio degli esempi, non mi vengono in mente tutti, Salzano è di proprietà, Montini sarà di proprietà, e altri giocatori sicuramente, e l'anno prossimo il Bari avrà una base di giocatori su cui fare degli innesti precisi, mirati, di ruolo, dove non sei stato contento. Senti, la seconda parte, perché ero iniziato da questi due investimenti, sì, perché volevo chiederti qualcosa, visto che sul piano ufficiale non hai mai, non sei mai espresso su questa vicenda, di cui ero parlato in tanti, Castrovilli Scalera, per qualcuno è stato giusto, probabilmente anche per te, per qualcun altro invece è stata la più grande stupidaggine del mondo. Tu come la pensi? Ma guarda, io, è giusto che ognuno esprima il proprio giudizio, e io lascio a tutti il loro. Io parlo da personalmente, penso che una società come il Bari sia bello cercare di lavorare nel settore giovanile. Allora, io penso, prego. Per quanto mi riguarda, una società come il Bari non può non portare avanti delle operazioni di mercato di questo tipo. Finché si parla di luoghi comuni, e tutti dobbiamo parlare facendo discorsi un po' di morale, il settore giovanile serve per arrivare alla prima squadra, però dobbiamo essere onesti. Noi, se il Bari vende dei giocatori, il Bari deve crearlo il settore giovanile o ricrearlo il settore giovanile. Cosa vuol dire questo? Noi nel settore giovanile tra un po' non abbiamo i campi per far allenare i ragazzi. Cioè, allora, ci dobbiamo prenderci in giro, ci prendiamo in giro. Noi a livello di settore giovanile, se noi abbiamo delle offerte per dei nostri giocatori dopo che hanno fatto poche apparizioni in Serie A e le riteniamo importanti, non è che con una plusvalenza o con una cessione di un giocatore avete visto il presidente o qualcun altro o che siamo partiti e siamo andati alle Maldive a festeggiare. Non penso. Penso che la plusvalenza di un giocatore serva per cercare di dare solidità a un club, per cercare di creare delle strutture, per cercare di dare dei campi. Quindi se dobbiamo parlare chiaro e non far finta e parlare solo di morale, io sono la persona sbagliata. Se dobbiamo dire le cose come stanno, penso che ho sentito anche fare paragoni con l'Atalanta. Atalanta è una squadra che sarà 20-30 anni che investe fior di milioni per il settore giovanile, ma al di là di quello che è una loro modus operandi eccezionale, hanno le possibilità ma anche la voglia di farlo. Lo stesso Atalanta, con altre cifre naturalmente perché è un'altra categoria, ma hanno venduto due giocatori che hanno fatto 10 partite in Serie A. Non è che hanno venduto questi giocatori dopo 3 anni o 4 anni o 5 anni. Quindi vuol dire che questa fa parte del calcio, sicuramente altri importi, ma oggi noi abbiamo considerato che un ragazzo che bravo, che ha qualità, è stato anche bello secondo me che il Bari porta a casa una plusvalenza, ma fa vedere che si sta lavorando nel settore giovanile, che adesso tutte delle società di Serie A possono ricominciare a venire a vedere i giovani del Bari. Poi probabilmente abbiamo anche pensato che dal punto di vista attuale sono due ragazzi bravi, due ragazzi che hanno prospettiva, ma che toglievano poco oggi al presente dal punto di vista del campo, no? Senza nulla togliere, io gli auguro il massimo di arrivare in Serie A, anzi, anche perché se giocheranno in Serie A avremo anche dei bonus, quindi saremo i loro primi tifosi. Però
per quanto riguarda Castrovilli. Per quanto riguarda Scalera, è un giocatore che abbiamo dato a un prestito con una possibilità sempre economica importante di essere riscattato, altrimenti, se metti caso così non fosse, è un giocatore che dal 1 di luglio rientra a Bari e sarà sicuramente, ha fatto un'esperienza fuori e sarà più pronto anche l'anno prossimo. Quindi io penso che oggi non ripeto, gli sbagli li fanno tutti, li facciamo anche noi tanti, però non ragioniamo più sempre da bastian contrari, perché sennò veramente è un ambiente che non trova pace. Perché quando io sento che io in passato, in una conferenza che ho fatto, una delle poche che ho fatto, ho sentito che una volta il Bari vendeva i giocatori perché si lavorava bene nel settore giovanile, allora quando lo fai, perché vuol dire che non diciamo non dobbiamo farlo, quando non lo facciamo non diciamo che ci sono tutte delle situazioni che... Ma c'era polemica lo stesso? No, ma io non parlo di polemiche, io parlo che purtroppo... No, non è che non va bene niente, io dico che ci sono delle motivazioni, cioè noi prima di fare una cosa ci pensiamo, non è che lo facciamo, cioè magari in un altro momento lo facevamo o meno, però se abbiamo preso una decisione così vuol dire che i ragazzi sono contenti, vuol dire che il Bari fa una plusvalenza che serve per dare solidità, vuol dire che dà un segnale a tutti che ancora adesso a Bari, nel territorio di Bari i ragazzi ci sono e sono validi. E anche la possibilità di far vedere che c'è una società che sa fare anche questo. Un'altra cosa volevo dire, il fatto che noi abbiamo preso il Bari, magari no, però il fatto che l'ha preso il Bari, secondo me è un significato che vuol dire che la società è presente, che non viene a prenderlo una squadra di su, ok? Chi giocano a 10 km da noi, poi può andare bene, può andare male, ma questo anche se prendi... Com'è? Lo zio Papa. Va bene, è vero. Gianvito, poi Antonello e poi chiudiamo con... Agli svincolati, è una possibilità residuale? Ha qualche idea di eventuali ruoli? No. Io non ho parlato di svincolati, oppure l'ho parlato, ma forse non sono stato chiaro. Io ho detto che proprio perché siamo una società che vuole fare di persone serie, oggi noi invece di lasciare fuori un calciatore dalla lista, inseriamo tutti i calciatori nella lista. Questo perché mi sembra giusto, nonostante ci poteva andare diversamente. Però abbiamo preso... Non l'avevo visto. No. A meno che qualcuno si comporta male, allora lì non c'è la lista, c'è la RO, fuori dalla RO, fuori rosa. Quello è un altro discorso. Però al di là di quello, io ho svincolato, ho detto, perché oggi noi abbiamo in mente tutto tranne che andare a ricerca di svincolati, perché siamo coperti in tutti i ruoli. Se dovesse esserci un problema, come fanno gli altri, e vogliamo inserire un giocatore libero, sicuramente troveremo il modo per farlo. Questo dico io. Oggi non è un nostro idea, non è un nostro pensiero. Antonello? Dottore, quanto è inciso in questo mercato, diciamo, abbastanza aggressivo, abbastanza anche dispendioso, la tranquillità anche nell'operazione? A tifoso interessa magari sapere che se va in cassa, comunque non è in cassa. No, ma guarda. Ma per gli ha dato quel pizzico di tranquillità in più? Sicuramente siamo andati anche su operazioni di mercato che alla nostra portata, perché... se Budimir ci sono state offerte per lui di 2-3 milioni, noi non ci siamo neanche presentati, ma è giusto che sia così, lo trovo giusto. Su Rajčević c'era da fare un investimento alla nostra portata, l'abbiamo fatto, piccolo, con altre cifre completamente diverse, ma non perché Rajčević non vale, perché c'era una situazione di che ha un anno dalla scadenza, queste cose qua. Sicuramente quando tu fai una plusvalenza aiuta. Il monte ingaggi non è cambiato tanto dal monte ingaggi di questi primi 6 mesi, anche perché ci sono dei parametri per regolamento dove bisogna stare dentro e noi siamo stati dentro, quindi questa è una cosa che abbiamo fatto quello che potevamo fare, ma penso che sia questo che una società deve fare. 10 persone cosa significa come segnale? Nel senso che anche la squadra, anche prima, non è che sembrasse una squadra scarsa. No, ma hai detto bene, ma c'era magari qualcosina
No, ma se tu vai a vedere le cessioni, adesso se vuoi elencarmi uno per uno, io per ogni giocatore che è stato ceduto io ti dico il perché. Cioè, nel senso che ci... Beh, fatelo, se volete. Antonio è già stanco, è già stufo. Allora, poi mi dici che non parlo mai, quando parlo gli si stufo. Domenico? Ma c'è un'altra conferenza stampa. Sì, Domenico? L'ultima, è vociferata la possibilità di Maniero che sarebbe potuto andare via da Bari in questa sessione. Mi piacerebbe sapere come sono andate effettivamente le cose e poi quando dovrebbe arrivare su per l'ufficialità del rinnovo di Micaio. Ma Micaio siamo già d'accordo, quindi l'ha già spiegato anche lui, quindi già una cosa già automatica, già fatta, quindi anche in questo bisogna. Allora, quando una società va attaccata è giusto che venga attaccata, quando una società però va, non dico elogiata, ma dire sono seri, bisogna dirlo, perché noi ci siamo trovati con Micaj, portiere titolare, contratto in scadenza, Scalera, nazionale, contratto in scadenza, Castrovilli, giovane emergente, un anno dalla fine del contratto, cioè poteva, è andata bene, però poteva anche finire male, quindi nel senso che è andato bene, certo. E per quanto riguarda Maniero, noi abbiamo detto che abbiamo fatto questa valutazione. E se noi dobbiamo dare via Maniero, perché è a fronte di un'offerta economica, come altri giocatori, perché funziona così. Io non posso dare un giocatore a una mia concorrente che è un attaccante, che gli attaccanti non si trovano facilmente, a regalarlo. Se di fronte a un'offerta economica avremmo valutato, altrimenti no, ma il giocatore lo sa, ma penso che sia una cosa normale. L'ultima. Sì, Vietto, una domanda invece su Leandro Greco, si è parlato poco invece dell'acquisto di un centrocampista che invece fino a qualche anno fa era considerato un talento indiscusso. È un'operazione che ha voluto fortemente lei comunque, questo su Leandro Greco, non conferma. Ma allora, no, talento, per me in Serie B, cioè, lo vorrebbero tutte le squadre, cioè, noi a volte dimentichiamo, noi prendiamo i giocatori che le altre squadre quando li prendono dicono cazzo, visto che hanno preso, e qua non vanno mai bene, questa è una cosa da dire, purtroppo, perché no, ma io mi trovo anche bene, perché sai, dopo io sai cosa faccio, non leggo più, quindi chiudo i giornali, io non sono un primitivo, quindi non sono tanto da social, quindi io faccio così perché sennò dopo mi nervosisco, quindi faccio così. Però ci sta, va bene. Il Greco, ti spiego l'operazione Greco. Greco è un giocatore che in Serie B è un giocatore molto forte, per una serie di motivazioni. Il Verona è andato in contrasto con il Verona, hanno lasciato fuori dalla lista. Fino a dicembre era un giocatore che stava benissimo, allenato bene, queste cose qua. Ha avuto un problemino, io penso che fisico, muscolare, perché è uno molto serio, un maniaco che si allena giorno e notte, forse ha allenato troppo. Prima di portarlo a Bari, volevo essere sicuro che, poi può capitare a tutti o a lui, però non volevo portarlo che non aveva risolto questo problemino. Quindi invece di prenderlo a il primo di gennaio abbiamo aspettato questo mese per farlo curare e per farlo rientrare ad allenarsi prima a Verona. La cosa positiva, perché alla fine io ho detto voglio prendere giocatori che voglio venire a Bari, non voglio prendere giocatori che non sanno dove andare e vengono a Bari. Greco aveva 10 squadre di Serie B che lo volevano, però lui ha voluto venire a Bari, poi che vada bene, vada male, io sono sicuro che un giocatore che per la categoria è un giocatore forte, poi speriamo che vada bene. Senti, un aspetto tecnico, non c'entra, ma perché hai dovuto curare tu il trasferimento di Chiazza? Non aspettava a Torino per dare. No, è un prestito, però ci sono due strade in questa situazione qua, o rientra in prestito al Torino e il Torino, oppure noi l'abbiamo girato in prestito fino a fine anno e automaticamente a fine anno ritorna al Torino. È stata per un discorso di velocità, sì, ma è stata anche una questione di velocità, diciamo, perché è stata una cosa che noi finché non sapevamo se ritrovavamo un altro portiere, gli ultimi due giorni, anche se il ragazzo ci ha chiesto se si poteva andare,
è una questione di burocratica, di velocità. Visto che oggi è stato chiaro che il mondo di Stalino ha spiegato anche una situazione delicata come quella di Rovizi, si è stato inappuntabile. Secondo te, hai parlato solo di un discorso di mercato relativo a Maniero, c'è. Ma secondo te è uno di quelli annoverabili, diciamocelo tutti oggi, col mal di pancia che sta per passargli, che gli può passare, non l'ha mai avuto, perché Maniero oggettivamente, se dobbiamo giudicarlo sul piano delle partite giocate, è irriconoscibile. Allora, se... Io penso che sia un problema contrario per lui, cioè, ma io questo lo... le cose che dico qua le posso dire perché io con i giocatori parlo, gliel'ho già detto. Maniero è un bravissimo ragazzo, però forse qua sta troppo bene. Il problema è il contrario, lui a prescindere non vorrebbe andare mai via, e un giocatore non dico che deve star male per rendere, anzi deve star bene, però lui forse è troppo tranquillo. Penso che oggi, avendo concorrenza sana, perché deve essere sana, di altri attaccanti, lui possa ritrovare quello smalto, quella voglia di entrare magari anche a partita in corso e far vincere la partita, speriamo. Grazie a tutti. Okay. Grazie a voi.